È domenica mattina, è mezzogiorno, mi sono svegliato pochissimo e devo fare da mangiare, non mi vado a scendere sotto a fare la spesa. Sentite che idea che mi è venuta. Allora, un banco fantastico al mercato di Monfalcone mi ha dato queste bellissime bietoline, guardate, piccole, quando mai le avete viste così piccole, buone, fresche, tenere? Poi, erba cipollina, scalogno, aglio, quello buono di Sulmona, poi abbiamo semi, io avevo a casa girasole e zucca, poi chi non ha a casa i ritagli di formaggio, quindi ho del brie, del formaggio così una caciottina e burro e qui ho un po' di colaccia affettata, parmigiano reggiano, l'olio, quello buono sempre, e un gocciolino bianco, che ce l'ho? Oggi facciamo un bel risotto, è domenica, ancora fa freschetto. Brodo vegetale, porro, sedano, carote a gogo. Erano tante tutte quante così, mosce. Iniziamo subito con il risotto. Quindi un bel pezzetto di burro all'inizio, un goccetto di olio all'inizio, quello buono, del Giorgio Franci, Toscana, bello, vicino a Grosseto stavo. Poi, la presentiere. Allora, adesso qui l'aglio, metto l'aglio qui e intanto ci profuma questo grasso di cottura. Poi andiamo con lo scalogno. L'uso poco lo scalogno, devo essere sincero. E questo l'ho trovato italiano e l'ho comprato. Vado così. Piccolo, 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 piccolo. Eccolo qua, bello. Calmi, tranquilli, facciamo sciogliere tutto quanto, guardate, piano piano piano. Allora, che riso usiamo? Io ho il mio Carnaroli, che mi ha regalato un amico, non è un produttore, Davide Romani. Grazie Davide, è finito, l'ultima risottata e poi è finito. Adesso alziamo la potenza dell'induzione, tostiamo bene, aspettiamo che proprio si fa quella patina intorno al riso, assorbe tutto il grasso e allo stesso tempo fa quella patina all'esterno. Che cosa accade? La sigilliamo il chicco, uno per uno lo sigilliamo e così lascerà l'amido un pochino alla volta. Vedete? Non c'è più grasso sul fondo? Tutto assorbito? Ci siamo, vino bianco. Ecco qua. Evaporato tutto l'alcol, andiamo subito con il brodo. La prima volta ne metto abbondante, quasi a coprire tutto il riso. Vedete? Così. Vi raccomando il brodo, buono! Non vi fate vedere, io vi vedo tanto, se usate il brodo già fatto. Adesso, le bietole. Guardate che belle, guardate che belle. Ma arriviamo pure te, dobbiamo mangiare questo qua. Vado così, taglio a pezzettini. Io però prima metto queste parti un po' più durette, che sono i gambi della bieta, no? E vado qui. Incomincio a mettere, tolgo l'aglio e le foglioline delle biete me le tengo da parte per dopo. Tutto in ebollizione, l'acqua e il riso, tutto quanto deve essere sempre continua l'ebollizione, mi raccomando. Un po' di sale, che il riso lo vuole il sale, ecco qua. E lasciamo cuocere per circa 10 minuti, gli ultimi 10 minuti finali di cottura aggiungiamo il resto. Aggiungo un'altra bieta, adesso le foglie, do una tagliata così grossolana, bella, abbondante, tante verdure, così facciamo una cosa completa. Adesso aggiungo un po' di brodo. Mariolino, adesso la tosse te se passa questo risotto, vai. Ecco qua. Si sente l'odore proprio del fresco, del buono, del verde. La qualità anche. Ehi, chi c'è? Voi ne mangiamo. Durante la cottura aggiungete il brodo se occorre, Ecco qui. Piano piano e ogni tanto mescolate. Che lui lo sente se gli volete bene. Se gli volete bene lui vi ringrazierà. Sarà molto buono. Nel frattempo taglio il formaggio a cubetti. Quindi, quelle piccole rimanenze avete nel frigo, però certo deve essere un formaggio buono, Quindi qui abbiamo la caciottina, che taglierò a cubetti. Qui ho anche il brie che taglio a pezzettini. Ci siamo quasi, Taglio l'erba cipollina, così, sottile sottile.
Pronti, spengo tutto. Adesso aggiungo il formaggio. Quindi niente burro per mantecare, perché c'è già il formaggio che è grasso, no? Un po' di parmigiano non ce lo metti? Mario? Ci mettiamo un po' di parmigiano, tu già mangiare il culetto del pane. Vai, vediamo un po'. Chi è? Vai Mario. Facciamo sciogliere bene bene tutto quanto, che si diventa proprio bello cremoso, buono buono. Sentite il suono? Il suono è quello là, eh? È vero Mario? Ci siamo, dai. Mamma mia che crema. Una grattata di pepe, poco poco, che il ragazzino non ne va a pazzo. Vado. Poi, piatto. Piano piano scende, perfetto. La fetta di culaccia che piano piano si scioglie. Due semetti, così abbiamo anche un po' di croccante. Adesso assaggiamo, Mariuccio. C'è una fame te, Mario. È mio. Che bontà. Ah, pronto? Aspetta, è caldo. Aspetta, è caldo. Ok. Buona domenica a tutti quanti. Un bacio, un abbraccio. Buono. Mario? Buono, eh?